Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, eccomi qua, come avevo accennato. Proseguiamo con Surat al-Fatiha, continuiamo a vedere Surat al-Fatiha fino a terminare, inshallah. E inshallah questo qua sarà il nostro programma del Ramadan. Inizieremo a vedere le varie sura, mentre quelli corti, analizzando le varie lettere fino a completare il sura. Poi ogni volta che aggiungiamo una nuova lettera, Inshallah, cerchiamo di analizzare la sura, o l'aya, con la lettera nuova, con la nuova regola imparata, scusate. Ok. Ora, nel video precedente che abbiamo fatto, siamo fermati qua. Maliki Yawmid Din, e che gran sura, che gran aya. Maliki Yawmid Din, il Signore, il re del giorno del giudizio. Maliki Yawmid Din, subhanallah. Ok, procediamo. Abbiamo Alif. Abbiamo Alif Kisra. Qua vedete, noi abbiamo il Hamzatul Wasal come qua. Abbiamo direttamente Alif Kisra. Quindi questo qua, Alif Kisra, fa parte integrato della parola. Abbiamo I. Abbiamo Yao. Yao Sheto Fata. Ya. Quindi Iya. Alif Maddat, questo qua è un Alif che lo prolunga, vedete? Abbiamo Alif normale, Ya normale, con Alif che sarebbe questo qua, questo Alif però è aggiunto qua, quindi sarebbe la lettera del Mad, la lettera del prolungamento che prolunga la lettera. Quindi cosa diventa? Ya, diventa Ya, prolunga il Ya. Abbiamo detto, abbiamo parlato dei harakat nello scorso video, quindi sappiamo già sono le harakat, ovviamente che le harakat sono le unità di misura del tempo che i sapienti del Tajweed hanno introdotto, ci hanno messo per renderci la vita un po' più semplice, dato che all'epoca non c'era l'orologio per calcolare il tempo. Quindi, alhamdulillah, qua, abbiamo detto che le harakat sono il tempo in cui ci metti per aprire le tue dita da quando sono chiuse. Quindi abbiamo o un pugno, come volete, il tempo di aprire le dita, quindi due harakat, eccolo qua, ya, ya, scusate, ya, è stato un po' più veloce, come nel vecchio West, ya fa più veloce. Quindi abbiamo Alfa Kisra I, Yao, Shaddat Fatah, Shaddat, vuol dire forza, ya, Alif Maddat, ya, quindi ya. Abbiamo il Kef, quindi Fatah, quindi Iyaka, Iyaka. Abbiamo il Nun, Nun Fatah, Na, fosse stato Kisra, Ni, se fosse stato il Damma, Nu, però abbiamo il Fatah, quindi Na. Abbiamo il Ain, Maskun, quindi diventa, quindi com'è che questo Ain qua diventa silente? Na, 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 sentite? Diventa silente, però fa sentire che c'è, però non c'è una vocale. Non c'è una vocale, non c'è un fatah che lo fa diventare A, o un kisra che lo fa diventare I, o un damma che lo fa diventare U. Allora, cosa è successo? Ok, lasciala, scusate. Un damma che lo fa diventare U, però U. Abbiamo lo skun, quindi A, il suo suono normale. A, vedete che proviene dalla parte della gola, quindi Na, Na. Quindi Iyake, Na. Abbiamo il Bao, 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 Dumma, Bu, del Dumma, Du, quindi Budu, Budu. Vedete, non c'è nessuna lettera del Med che fa diventare Bu, Du, no, Budu, Na, Budu, Na, Budu, quindi Iyake, Na, Budu. Abbiamo il Wow, Fatah, Wa, Wow, Fatah, Wa. Abbiamo Alifa, abbiamo il Kisra, I, Wa, I, Wa, I, Wa, I. Abbiamo Yao, Shelto, Fatah, come qua, Ya. Alif Maddat, Ya, due harakat, Ya, Ya, quindi Iya, Iya, wa Iya. Abbiamo il Kef, Kef, Fatah, Ka, wa Iya, Ka, wa Iya, Ka. Ora non preoccuparti di guardarvi le vostre dita, inshallah, sarà una cosa dopo che sarà parte di voi nel sapere quanto lungo fallo il Med. Cacchio. Nah, no, ho fatto troppo lungo. Nah, no. Dopo sentite già voi il ritmo. Quando prendete il ritmo, sapete anche voi quando è
è fatto lungo o è fatto troppo corto, in base ai mod che inshallah in futuro vedremo. Quindi abbiamo i wa'iyyaka, abbiamo il nunu, vedete, guardate sempre, se riuscite a capire che cos'è, vedete, ok, c'è l'inizio qua, quindi c'è qualcosa che continua, quindi fa così, fa così, quindi, però come il ba, come il ta, come il tha, iniziano tutti con questa cosa qua, però il tha c'ha tre puntini, il ba c'è un puntino, però dove c'era il ba? C'era sotto il puntino, sbaglio, c'era sotto il puntino. Quindi qua se non capite cos'è, guardate il puntino, cos'è? Ah, cos'è che c'è un puntino sotto? No, ya ha due puntini, quindi cosa può essere? L'unica cosa che c'è un puntino sotto è il ba, semplice, ba, quindi è il ba. Invece qua, nun, come qua, nun, ok, nun, cos'è che c'è un puntino sopra? Il fa, però il fa non è fatto così, il fa è fatto così. Sì, è fatto così, però invece di avere due puntini c'è un puntino, quindi non può essere fa. Cos'è? Cos'è che c'ha così? Ta, fa, no, ta ha due puntini. Ta, no, ta ha tre puntini, quindi nun è l'unica. Nun è quello che c'ha un puntino sopra e che inizia con tipo l'arco della barca, diciamo. Quindi, na, abbiamo un sin, vedete qua i sin che abbiamo visto che c'hanno, si vede un po'. Vedete questi poi i dentini, i sin, quindi nas, skun, nas, abbiamo ta o fata, ta, quindi nasta, non este, non è neste, nasta, non este, e se anche se l'estate sta vicino a neste, un po' di neste fresco, un tè fresco, mashallah. Poi abbiamo Aina ancora, vedete? Aina, abbiamo detto che è il fa, vedete che c'ha l'apertura, invece Aina è tutto chiuso, Aina è tutto chiuso, di solito nel Corano lo troviamo così, il fa che vediamo con l'apertura, invece Aina proprio, poi si vede anche la differenza, questo qua sembra più un po' fatto così, se guardate il mouse, più tipo linee geometriche, no? Geometriche però rette, una retta, un'altra retta, un'altra retta, invece il kof o il fa sono più tipo cerchio, sono più tipo cerchio, sono più tipo libere, si muovono. Quindi abbiamo nasta, aino kisra i, quindi i, yaum madat, cos'è? I, eccolo, grazie. I. E quindi nesta in abbiamo il nunu, nunu aduma, non guardiamolo neanche, però sappiamo che c'è, perché questi qua aiutano proprio nella grammatica, però per noi adesso per la recitazione non ci serve, sappiamo che c'è, però nella recitazione noi diamo col tanto peso, noi diciamo nu, noi diciamo nesta inu, non c'è nesta in, però forse in questa recitazione qua che facciamo. Non, forse in altre recitazioni forse si aggiunge anche l'ultima, però non lo sappiamo, sappiamo che ci sono molte, molte recitazioni, sono più di 2000 modi di recitare il Corano, quindi non ne sa mai, quindi nel nostro piccolo sapere sappiamo soltanto che nell'arabo, in quello che sappiamo noi, l'ultima lettera, il vocale, non si legge, lo si tiene, non si tiene muto. Poi se qualcuno mi dice che una recitazione qua e di là si legge, alhamdulillah, ci aiuterà a crescere, ad aumentare le nostre conoscenze, chiosa, infatti per questo chiosa noi vi condividiamo quello che sappiamo, anche voi sapete qualcosa, incrementate la nostra conoscenza. Per questo che anche vi chiedo di interagire scrivendoci nella chat, così almeno ci aiutiamo a vicenda. E cresciamo, diventiamo grandi assieme. Quindi, nasta in. Vediamo, quindi abbiamo iyake, na budu, wa iyake, nasta in. Questo qua, yaumadat in, nasta in. Quindi, vediamolo insieme, come deve essere detto,
Iyakana, Iyakana, Abuduwa, Iyakana, Sta'in. Iyakana, Abuduwa, Iyakana, Sta'in. Il y avait quoi? Mazal, Hamdoutal Wassal, Hamdoutal Wassal. Vindi, Miamo, ça va être quoi? I, I. Miamo, qu'est-ce que sera? I, Miamo, Ha, Ha. Vindi, I, I, I. Miamo, Del. Del, quoi? Ha, Maskoun, Koloskoun, Vindi, I. Fais-tu de temps tout le soir, non, qu'est-ce que c'est? I. Mais c'est stanco, I. Miamo, Del, Del, qu'est-ce que sera? D. Dans l'orchestre, D. Windé. E. E. D. E. D. Miamo, nono. Nono, fata, na. Alef, madat. Na. Dua, harakat. Na. Mr. Kazakwa. Miamo, Hamilton, Wassel. Quindi, per aiutarci, dato che siamo fermati, na. E stiamo analizzando. Quindi, per aiutarci con la pronuncia, dobbiamo registrarlo, però, dopo vediamo. Nel caso in cui non lo pronunciamo come sarebbe diventato. Quindi abbiamo detto che questo roba qua, inshallah, lo spiegheremo in futuro. Il motivo per cui l'em è silente quando abbiamo il hamzatul wasl, e c'è il motivo. Quindi abbiamo sod, sod, shaddat, shaddat wa kisra, sui, sui, sui. Già sod è una lettera dell'istila, istila, eh? Khussadaqti qid, ripetere questo suono, inshallah, riuscirete a memorizzare quali sono le lettere dell'istila, istila. Quindi abbiamo il sod che è la lettera dell'istila, ovviamente le lettere dell'istila sono tutte lettere forti. Lettere forti, mashallah. Noi abbiamo scelto chi sarà sui, sui, sui. Abbiamo ra, il fatah, quindi forte anche lui. Ra. Abbiamo il maddat, maddat. Alif maddat, ra, ra. Quindi abbiamo sura, 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 sura. Abbiamo il ta, surata, surata, surata. Quindi ihdina sirata, qua uno può chiedere ma perché non è allungato? Vedremo la sua regola, però sapete che inshallah adesso si legge ihdina senza allungarla, c'è il madre però non lo allunghiamo. Ihdina sirata, abbiamo qua la surata, e qua invece il lem la pronunciamo skun perché abbiamo detto che inshallah lo vedremo in futuro. Quindi sappiate che qua il lem si pronuncia quando lo colleghiamo, non lo pronunciamo, però dato che siamo fermati dobbiamo pronunciare correttamente questa parola. Quindi al, quindi a, mettiamo a, il fatta a, la maskun, al, mi modumma, mu, sinu maskun, mus, 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 ta, non to, non to, questa è ta, ta, to, ta, to, to, ta, to, to, ta. Abbiamo visto quando è, com'è, che vi abbiamo detto che la lettera, la bocca, si avvicina a formare quasi un tunnel, To, to, to. Quindi surata, anche il sod è uno di queste lettere qua. Ihdina surata musta, musta, musta. Abbiamo il qaf, qaf, kisra, qi, yau, yau, maddat, qi, mim, fatah, ma, però lo leggiamo, abbiamo detto. No, noleggiamo la vocale. Qim, 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 al mustaqim, quindi ihdina sirata al mustaqim, ihdina sirata al mustaqim, ihdina sirata al mustaqim. Vediamo l'ultima parte, abbiamo sod, sod,
cosa fate? Leggiamolo velocemente, quindi pa 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 pa, come una mitragliatrice, che abbiamo già, sappiamo già le regole, quindi applichiamo le regole che abbiamo imparato finora, con le regole che abbiamo applicato finora, possiamo già leggere in questa maniera qua, shap shap. Quindi facciamo così: Sol, Kisra, Si, Ra, Fata, Ra, Alef, Madat, Ra, Sura, Ta, Fata, Ta, Surata, Surata. Abbiamo Lam, Shetta, Fata, La, Zel, Kisra, Zi, Yaw, Madat, Zi, Nuno, Fata, Na, Lavina, Surata, Lavina. Però se abbiamo leggere soltanto questa parola qua, leggiamo Alhamdulillah al-Wasl, Al-Lavina, Al-Lavina. Alif fata a nuno maskun an aino fata a mim maskun am an am taum fata ta am an amta an amta an amta aino fata a lam fata la ya maskun alay lay alif fata a aino fata a la maskun lam fata la ala ya maskun lay lay ya maskun lay ripetiamo aino fata a لما فتا لا يا ماسكون لي علي هاو كسرة هي ميم ماسكون هيم عليهم غين فتا غا يا ماسكون غي راو كسرة ري غيري لا ماسك ألف ألف حمدة الوصل نسمى فتا أ لا ماسكون ال ميم فتا ما غين ماسكون مغ المغ دول دو 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 دود 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 دو دو ما دو واو ما دا دو واو ما دا دو با كسرة بي المقدوب 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 عين فتاة لام فتاة ألا ألا يا مسكون علي علي عين فتاة لام فتاة لا ألا يا مسكون لي لي علي هاو كسرة هي ميو مسكون هم عليهم عليهم واو فتا وا لم شت وفتا لم لم ألف لم ألف فتا لا سخوا سيتش لم ألف فرك لم بيو ألف لم ألف لم ألف quindi quando c'è l'alif non c'è anche bisogno di dire alif madad abbiamo unito lam alif quindi lam e alif lam alif quindi è un alif madad quindi lo allunghiamo la wala. Ma in questo caso qua, una regola che vedremo in futuro, anche se c'è il maddet, non lo prolunghiamo, quindi qua ne spiegheremo il motivo, però per adesso leggiamo dod, quindi saltiamo, dod, 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 scelto fatta, do, alif maddet, qua è una delle 5 harakat, do. Do lama shalatu kisra li lama shalatu kisra li ya maskun li wait ya maddat li ya maddat li tuna fatana lina ado lina windi wala do wala do lina wala do lina njamlo صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ولا الحمد لله نجامل tutto una volta sola بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ثم آمين وأنا الله الحمد لله استقوى الترمينة لسورة الفاتحة الحمد لله سمعنا واتي
Conclusione, le surate al-Fatiha, inshallah, man mano che aggiungeremo le regole del tajweed, aggiungeremo anche durante le nostre analisi delle ayah, delle sure del Corano che andremo, che affronteremo assieme. Inshallah, questo qua sarà il nostro viaggio durante il mese di Ramadan. Andremo ad analizzare ogni lettera, ogni ayah, ogni sura, lettera per lettera, lettera per lettera, senza aver fretta, senza aver fretta, perché vogliamo godercelo, è un'avventura fruttuosa, quindi cerchiamo soltanto di goderci il meglio questo viaggio. Da Isacco Musa, e questo è Chios, inshallah, se vi piace quello che vi presentiamo, quello che vedete, quello che gustate, se il cibo, se l'assaggio è di vostro buon grado, continuate a venire nel nostro ristorante, inshallah, vi continueremo a presentare questi frutti gustosi, questi cibi, queste prelibatezze, inshallah, questo è soltanto un assaggio, continuate e potete gustare tutto il menù che vi presenteremo. Inshallah, dai Sacco Musa Kios, iscrivetevi per poter gustare tutto il menù. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.